Un tema secondo me molto interessante ed è lascia andare le persone che non sono pronte ad amarti. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Tra l'altro, ti ricordo che sui canali YouTube ti puoi abbonare e se vuoi, se il video ti piace, fare una donazione al canale è sempre ben accetta. Basta che vai nella home page, diciamo, e fai una donazione. Ma veniamo al tema, veniamo al tema. Allora, il tema è lascia andare le persone che non sono disposte ad amarti. E guarda che questo te lo dico, anche se tu volessi riconquistare una persona. Perché anche se vuoi conquistare qualcuno, devi lasciarla andare se questa persona non è disposta, perché fin tanto che non sarà predisposta naturalmente ad amarti, tu non riuscirai a conquistare nessuno. Questo te lo devi mettere in testa, il rimuginare, l'accanirsi, l'accanimento, io lo voglio, io lo voglio, io lo amo, come fanno tante malgascione. E sbagli completamente perché non serve un cazzo! Amor che a nulla amato, amar perdona, non serve un cazzo! Ti fa soltanto, genera soltanto un meccanismo perverso, per cui tu ti innamorerai di più perché dedicherai attenzione a questa persona, il tuo tempo, le tue energie e questa persona se ne sbatterà allegramente la minchia di te, non gliene fotterà niente perché ti darà per scontato o per scontata. Qua è sempre vale sia per gli uomini che per le donne. Invece, devi diventare autoreferenziale. Ama chi ti ama. Se una persona non è disposta ad amarti, che si fotta, inizia a poi tu devi iniziare. Comunque, inesorabilmente, anche se poi volessi riconquistarlo, ma non devi avere l'aspettativa di riconquistarlo, perché l'aspettativa ti fotte, te lo butta in quel posto, perché la parte emotiva, la nostra parte emotiva non distingue tra, diciamo, un'emozione positiva e un'emozione negativa, per cui ti puoi far innamorare anche di chi ti dà della merda da mangiare e tu, se diventi una mangiamerda, non riuscirai a conquistare nessuno. Quindi, prima cosa, devi dare valore a te stessa o a te stesso. Devi recitare sto mantra. Io sono la persona più importante del mondo. Io mi amo e mi accetto così come sono. Recitalo. Io sono la persona più importante del mondo. Io mi amo e mi accetto così come sono. Questo è fondamentale. Se tu vuoi liberarti da tutte le nefandezze, da tutte le persone negative e soprattutto imparare ad amare l'unica persona con la quale dovrai mantenere un rapporto d'amore fino alla morte, che è te stessa. Perché tutte le altre cose, insomma, sono transitorie, purtroppo passano. Ci sono anche probabilmente i genitori, forse, che ci hanno generato, ci mantengono sempre un legame. Però purtroppo ci sono relazioni che finiscono, anche relazioni che sembravano non finissero mai, e l'amore svanisce, perché l'amore è un'energia. Non è che svanisce in senso, uno dovrebbe sempre avere l'amore verso tutti gli esseri senzienti, ma, come dire, quel voler costruire qualcosa. Quindi, se una persona in questo momento non è disposta ad amarti, devi lasciarla andare. Devi lasciarla andare. Devi far sì che se ne vada per la sua strada e non cagarla più, non prendere neanche in considerazione, cioè dargli la stessa importanza che dai al figlio del portiere, dare la stessa importanza che dai al catramista che vedi mentre asfalta le strade, o dare la stessa importanza alla sciampista che fa gli sciampi, a me no perché non ho capelli, però era per dare un'idea, no? Quindi soltanto in questo modo tu inizierai a comunicare con la tua parte emotiva, perché noi comunichiamo con noi stessi attraverso, diciamo, come possiamo dire, comunichiamo con noi stessi attraverso
i comportamenti, i pensieri che noi emettiamo. Se tu continui a emettere pensieri nefasti, se tu continui a emettere pensieri di attaccamento, io non voglio, io non voglio, io lo amerò per sempre. Questo è continuare ad accanirti su una persona che ti dà palate di merda, otterrai esattamente l'effetto contrario. Quindi nel momento in cui invece ti distacchi, respiri, ti concentri su te stessa, su te stesso, te ne fotti di questa persona, poi certo ti verranno i pensieri, ma inizia a direzionarli da un'altra parte. Inizia a prendere questi pensieri e direzionarli da un'altra parte. È come dire, su qualcos'altro. Se non sai cosa fai, una martellata su un dito e vedi che smetti di pensare a quella persona e ti fa male il dito. Vai, per fare un esempio, no? Noi dobbiamo diventare padroni in casa nostra, e siccome la nostra mente è essenzialmente costituita dai nostri pensieri, ma i nostri pensieri sono anche, hanno diverse componenti al loro interno, hanno il discernimento, quindi dobbiamo discernere tra un pensiero buono e un pensiero cattivo, hanno delle sensazioni, dobbiamo cercare di collegare, creare dei pensieri che ci diano delle sensazioni positive. Dobbiamo focalizzare la nostra attenzione, perché dove portiamo la nostra attenzione i pensieri vanno. E dobbiamo avere un'intenzione anche, un'intenzione di stare bene, di essere felici. Quindi questi elementi, il discernimento, l'attenzione, l'intenzione, creare un contatto, cioè avere una coscienza di quello che stiamo facendo, è fondamentale. Ecco, quindi una volta che tu diventi padrone o padrona dei tuoi pensieri, entri dentro veramente i tuoi pensieri, lì inizi a conoscere, allora la tua mente primaria, diciamo, che è formata dai nostri pensieri, potrà diventare, come dire, un qualcosa che lavora per noi, non avere un nemico in casa, perché spesso sono i nostri pensieri che combattono contro di noi. Quindi lasciare andare le persone anche come atteggiamento, come comportamento, è fondamentale. E poi questa persona, quando di fatto lasciandola andare, automaticamente è come se somministrassi abbandono, perché prima magari eri sempre disponibile, non lo sei più, rifiuto, me ne fotto di te, disistima, non vali un cazzo, e comparazione fallimentare con altri, perché tu frequenterai altre persone, altre cose, e quindi questo si becca tutta questa botta qua, e magari questo tuo comportamento potrà, anche per una legge, diciamo, di psicologia inversa, far sì che ti venga a cercare. Ma nel momento in cui ti viene a cercare, non è che tu devi accogliere così tanto per. Nel momento in cui l'ex o questa persona ti viene a cercare, dovrai mettere dei vincoli, delle condizioni. Dovrà scalare le montagne, uccidere il drago a sette teste, spendere un sacco di soldi per avere la tua presenza. E solo allora, quando metterà energie, tempo, denaro, allora forse si coinvolgerà. E se non torna fuori dai coglioni, diciamo, ci sono 8 miliardi di persone conclamate su questo pianeta, proprio di quel coglione lì, non bisogna accanirsi su un coglione singolo, ce ne sono tanti, di coglioni ne trovi tanti, tanto vale cambiare. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, iscriviti, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E seguimi anche su Instagram, Massimo Teramasco Ufficiale, su TikTok, su tutti i canali YouTube, e fai una donazione al canale. Ciao a tutti, al prossimo video.